Carissimi amici, buongiorno a tutti. Anche quest'oggi, come quasi tutte le settimane, ormai da qualche mese, vi presenterò una storia curiosa e piuttosto rara nella sua metodica, che avvenne in una verdeggiante cittadina qui vicino a Torino, che è Pianezza. Siamo esattamente nel 1450, più anno me lo perdonerete, allorché in questa cittadina venne costruita una chiesa, una chiesetta non molto grande che serviva allora per quel paesetto che certamente non era numerosa come adesso, ma era sufficiente per le anime di allora. Dico anime perché era un termine usuale per identificare i fedeli. Ebbene, dopo parecchi anni che questa chiesa funzionava, ovviamente molto ben fatta, specialmente all'interno con degli affreschi meravigliosi fatti dai due fratelli Servi e altri, via dicendo, e questa verso i primi anni del 1900 avvenne la necessità di far correre nel paese un binario sul quale doveva poi passare un trenino. Ora voi sapete che i binari dei treni non sono come le strade che possono curvarsi a 90 centimetri, insomma, camminano in linea rettilinea, e quindi questa linea della rotaia sarebbe andata a battere proprio contro questa chiesa, quindi necessitava di gettare giù questo edificio. E tutti i cittadini erano indecisi: lo gettiamo, non lo gettiamo, come facciamo, come riusciamo a far correre il treno? E si addivenne ad una cosa. Siccome avevano sentito che molti anni prima, diciamo addirittura nel 1700, a Crescentino, sempre nelle vicinanze di Torino, siamo nel Vercellese qui, ebbene, qui un operaio, un muratore, si era preso la briga di spostare un elemento tutto in muratura, un campanile, perché anche lì dovevano far passare una strada. Quindi riuscirono a spostare questo campanile di 5 metri. Fu la cosa molto difficile perché l'altezza del campanile era 17 metri, e siccome il campanile è stretto 3-4 metri di base, bastava che si spostasse un po' il baricentro, sarebbe caduto. Invece, con un artificio, riuscirono a spostarlo. Questo artificio, questa metodica, venne raccontata a quelli di Pianezza e loro eseguirono questo lavoro. In questo modo si fece uno scavo vicino alla chiesa, uno scavo per terra, lungo circa 80 metri, perché tale era il tratto che loro avrebbero dovuto spostare questa chiesa. E lo scavo aveva la profondità che doveva arrivare fino alla base sotterranea della chiesa. E poi, piano, 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 con una delicatezza quasi, diciamo, incredibile, riuscivano a mettere sotto la chiesa stessa. Mettevano dei tronchi di albero perfettamente cilindrici, lavorati in modo che non avessero delle sagomature particolarmente grossolane, e poi facevano correre questa chiesa su uno dei tronchi, e al fondo, la parte che veniva svuotata, si toglieva la muratura, se ne piazzava un'altra, e uno dopo l'altro questi tronchi sostituivano la parte sotterranea della chiesa. Quando la base sottoterra della chiesa poggiò completamente sotto questi rulli, ossia questi pezzi di questi tronchi, va bene, imbragarono, ossia legarono questa chiesa in tutti i sensi, in verticale e in orizzontale, e poi con dei camion. Allora c'erano già i camion, perché siamo nel 1900, mi pare 33-34, tirarono lentamente, lentamente questa chiesa,
cercando poi sempre di lasciare questo spazio dove correvano i tronchi, sempre ben puliti e sempre in modo orizzontale, perché se ci fosse stata una gobba o un avvallamento, certamente la chiesa sarebbe caduta. E invece, con tutte queste attenzioni del caso, riuscirono a spostarla di ben 80 metri. E tutt'oggi questa chiesa è lì, tranquilla, trionfante, ero sulla una nuova piazza che è stata poi costruita attorno, oggi si chiama Piazza Primo Maggio, e lì vicino, in area un po' più alta, corre la Dora, e quindi è una zona anche molto bella, pittorescamente parlando. Quindi questa è stata una cosa molto molto interessante, un trasloco vero e proprio della chiesa. Ma adesso ve ne racconto ancora un'altra parlando di queste chiese traslocate. Ci spostiamo a Pisa. Voi sapete che Pisa ha anche una torre pendente che è conosciuta in tutto il mondo, ma nel nostro caso ci avviciniamo alle sponde dell'Arno, questo fiume di cui parlavano anche i poeti, fiume con l'acqua pulitissima, trasparente, addirittura spinsero a un compositore di musica e di canzone a dire sull'Arno d'argento si specchia il firmamento. Ebbene, proprio vicino a questo fiume, parecchi secoli prima, era stata costruita una chiesa, bellissima, molto grande, che veniva chiamata Chiesa Madonna della Spina. Ora, qual è il motivo di questo nome? Il motivo di questo nome era legato al fatto che in questa chiesa c'era una reliquia particolare, preziosissima. Si diceva, si narrava, che questa spina fosse stata staccata dalla spina del corona di spina di Gesù Cristo e portata qui a Pisa. Beh, insomma, molti venivano a pregare in questa chiesa, ottenevano anche i fedeli delle grazie, e la cosa sembrava che fosse avviata a andare avanti all'eternità. Se non che si verificò un fatto molto strano: quando l'Arno si ingrossava, ossia gli affluenti dell'Arno entravano per delle piogge o qualcos'altro, va bene, l'acqua si alzava, e questa chiesa, va bene, era stata costruita su un sito, su un terreno non appropriato, nel senso che questa chiesa era molto vicina alle rive dell'Arno ed era anche collocata a un'altezza quasi quella dell'acqua, di poco superiore. Quindi quando l'Arno si ingrossava e l'acqua usciva dai margini, arrivava a lambire la base, le fondamenta della chiesa e le metteva, diciamo, le rovinava. Quindi tutti i momenti dovevano arrivare muratori, fare dei lavori di ripristino, mettere pietre, mattoni, via dicendo, perché voi dovete sapere che l'acqua non è soltanto che va sempre giù in basso, l'acqua può anche andare su, eh? Questo è un fatto fisico. E questa realtà si chiama osmosi, per cui se voi prendete una vasca da bagno e l'aprite, l'acqua, va bene, chiudete il tappo, la fate entrare, fate salire l'acqua per 4-5 centimetri, poi chiudete l'acqua, ci mettete un mattone, magari di quelli così bucati, in altezza, va bene, vedete che l'acqua arriva, copre quei 4-5 centimetri di acqua al mattone. Se voi la lasciate lì, il giorno dopo vedete che il mattone è tutto bagnato. Perché? Perché la pressione atmosferica si schiaccia, se il termine me lo passate, comprime, e quindi l'acqua va anche su. E questo avviene anche nelle murature. Se voi mettete dell'acqua vicino a una muratura, quell'acqua dopo un po' sale anche attraverso questi interspazi microscopici che c'è nelle murature. Comunque questa chiesa a un certo punto dava più spese di manutenzione che non il ricavato, diciamo, che poteva dare questa chiesa, che pure con il richiamo della spina di Gesù poteva avere un grande interesse per i fedeli. Allora che cosa fecero?
Qui non avvenne il trasloco come avvenne a Pianezza, e venne una cosa ben diversa. Gli operai dissero: facciamo una cosa, tagliamo esattamente a fette vere e proprie, come tagliare una torta, perché esistono delle strumentazioni che permettono di tagliare anche i muri. Tagliamo queste a fette, queste mura, li numeriamo. E poi spostiamo in un luogo più adatto e anche ad altezza che è confacente, va bene, la chiesa. E così fecero, sempre vicino all'Arno, ossia lungo l'Arno, va bene, si trovò una zona un po' più distante dal fiume vero e proprio e che era più in alto, quindi anche se l'acqua di diciamo, avesse potuto aumentare di volume e di altezza, non avrebbe toccato. Quindi una nuova chiesa nel 1800, dal 71 al 75, impiegarono 4 anni, trasportarono questa chiesa, compresa anche la spina che era la reliquia, diciamo, preziosa di Gesù Cristo, e tutt'oggi chi vuole va lì e vede questa chiesa che ha avuto questo, non questo trasloco, ma è stata tagliata a pezzi e rifatta con grande perizia, ecco, degli operai. Di queste stranezze l'Italia ne è piena, perché noi siamo quelli che sul piano dell'inventiva non abbiamo paura a competere con nessuno, e di questo ogni tanto io ve ne do, quando mi capitano fra le mani, ve ne do motivo e storia. Grazie dell'interesse e come sempre a tutti vi dico au revoir.